Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Total Natural Training. Oggi sono qui con questo nuovo video indirizzato a tutti i nostri corsisti dei gruppi teen e adulti di acrobatica e anche di parkour. Oggi non andremo a vedere un movimento nello specifico di acrobatica, ma andremo a fare una lezione basata sullo stretching per tutto il corpo. Ok, quindi magari a fine lezione che avete fatto i vostri allenamenti potete allenarvi, potete andare a stretcharvi, diciamo, con questo video. Quindi, cosa importante ragazzi, magari avere a portata di mano come me un matrassino che vi può aiutare, diciamo, per le posizioni nel caso non lavoriate in maniera troppo scomoda, o se avete anche un matrassino più grande, così va benissimo. Quindi direi che possiamo anche iniziare. Allora, per partire, partiamo sempre dalle gambe, andiamo a lavorare poi pian piano sempre più verso l'alto. In questo caso, per le gambe, ragazzi, andiamo bene ad estendere centrali. Ragazzi, ogni movimento adesso io lo farò per un tot secondi. Voi dovrete lavorare sempre un 20-30 secondi per ogni movimento. Oh, sto parlando, aspettate che si muove tutto. 20-30 secondi per movimento, ok? Altra cosa importantissima, durante lo stretching, ragazzi, bene concentrarsi sul respiro, ok? Perché se io vado in tenuta, vado in apnea di base, quando faccio stretching rischio solamente di farmi male o a una certa magari di smollare il colpo e poi di andare a strappare. Quindi molto concentrati sul respiro. In questo caso, posizione centrale, gambe divaricate, da qui con il gomito, l'avambraccio, cerco di andare verso il terreno. Se ho fatica, inspiro e butto fuori, inspiro e butto fuori. Questa cosa, ragazzi, ci aiuta un sacco ad arrivare alle nostre posizioni di stretching, ok? Non dobbiamo andare troppo in tenuta, ok? Che al primo colpo, se non ce la faccio, boh, vado lì e vado tutto in girata, riesco solo di farmi male. Devo accompagnare dolcemente dello stretching, ok? Quindi inspiro, butto fuori, andiamo in posizione centrale. Ok, dobbiamo sentire ben girare la parte delle gambe e anche la zona dietro, comunque lombare bassa. Da qui mantengo avambraccio destro, in questo caso giù a terra, mano sinistra, op, a prendere il piede destro, ok? Dobbiamo cercare di allungare e tenere ben la gamba distesa ferma verso il terreno. Quindi apro, sentire bene anche la zona del dorsale che va a tirare, tengo giù il braccio e allungo. Da qui poi, fatti 20-30 secondi, riposo il braccio a terra, op, e vado a cambiare posizione, mano destra verso piede sinistro. Quindi bene sempre incrociare. E allungo. Ok, fatti 20-30 secondi, ragazzi. Andiamo, in questo caso un collaterale, unire i piedi, ok? Bene, piedi, gambe puntate a terra, e vado a cercare di prendere la punta del piede in avanti, ok? Sentire bene che mi si tira tutto quanto ho fatto sotto la gamba. Se ho fatica, op, e il mio massimo è qui, molleggio. Vedrete che in pochi respiri, pian piano noterete che vi starete avvicinando, diciamo, al vostro punto. Se da qui sono molto tranquillo, posso puntare giù con l'avambraccio e andare a tirare in avanti. E qui la lombare e parte sotto. Poi questo tira, eh. Ok. Anche questo 20-30 secondi, ragazzi. Da qui possiamo andare a richiamare, andiamo a metterci accovacciati e andiamo a distendere una gamba, ok? L'altra gamba deve stare, diciamo, sotto il nostro sedere, ci dobbiamo sedere praticamente sopra. Una mano va a prendere, l'altra mano scende bene verso il terreno. Anche qui si fatica. Bene, allungo per scendere più piano, sempre più verso il terreno. Mi vado a tenere la posizione per i miei 20-30 secondi e riporto. Magari ragazzi, ogni volta che ho fatto un esercizio i 20-30 secondi stoppate nel momento dell'esercizio, fate questi 20-30 secondi e fate ripartire. Vado a cambiare gamba. Ragazzi, ogni volta come porto la gamba distesa la vado a richiamare nello stesso modo, ok? Non vado a tirare in altra maniera, sennò rischio anche lì solo di andare a farmi male. Porto un piede, scendo con l'avambraccio e respiro controllato.
Da qui, mantenendo questa posizione, porto il piede, scendo, cerco di creare quasi un angolo di 90 gradi con il piede. Tutto il piede poggia a terra, non devo lavorare sulla punta, ma tutto il piede poggia a terra. Con tutti e due gli avambracci scendo verso il terreno in questo caso, ok? Il mio obiettivo qui è quello di andare a spingere quel bacino non solo verso il basso, ma anche leggermente in avanti, ok? Quindi un pochino obliquo. Scendo. Se ho fatica posso molleggiare dolcemente. 20-30 secondi, nella stessa maniera vado a richiamare, ok, riporto la gamba, ridistendo l'altra, porto avanti il mio peso, porto indietro l'altra gamba, scendo con gli avambracci. Un pochino si suona farle, anche queste posizioni. Oh, fatti 20-30 secondi, sia su quel lato che sull'altro, mantengo ancora questa posizione. Da qui alzo il petto con le braccia o vado ad allungare indietro, cercando con il bacino di andare anche qui, di spingere, diciamo, un pochino verso il basso e un pochino in avanti, però mantenendo le gambe, le braccia, perdono, tese e che vanno, diciamo, come a tirarsi indietro. Devo sentire tutta la zona delle obsos che va a tirare, quindi la zona del nostro movimento. Ebbene, tengo 20-30 secondi, se molleggio un pochino. Poi ridistendo indietro, richiamo, riporto avanti l'altra gamba, porto avanti il peso e vado ad aprire. Ok, bene, sempre 20-30 secondi, ragazzi. Fatto questo, ci riportiamo accovacciati e tenendo a sedere attaccati i talloni, ci distendiamo in avanti. Diciamo, questa è una sorta di stretching rilassante sullo stretching. Ok, con le mani dobbiamo pensare di andare in avanti, quindi andarti nella zona delle spalle. Fatto questo, 20-30 secondi. Porto indietro le gambe, porto il sedere, diciamo, verso l'alto e spingo verso il basso con le spalle, inarcando anche la zona della schiena. Se mi viene molto tranquillo, questo ci serve per le spalle, posso tenere un braccio teso, l'altra mano la porto a terra e spingo di più verso un lato stando in tenuta, ok? Ne tengo una, anche questo, ragazzi, è davvero molto rilassante, almeno per me. Scambio e vado a portare l'altra in questa maniera. Bene, spingo verso il basso. Da qui prendiamo la posizione, riportiamo indietro, posizione chiusa, e vado ad aprirmi. Tenendo le braccia bene tese, spingo verso il basso col bacino e allungo verso l'alto con la testa. Devo sentire la zona dell'addome che va ad allungarsi. Io in questa posizione, ragazzi, ho visto molti di voi che si inarcano proprio in una maniera incredibile. Bravissimi. Okay. Da qui puntiamo i piedi, sedere rivolto verso l'alto e andiamo a richiamare le gambe. Se a una certa non ce la faccio, posso iniziare a staccare le mani. Il vostro obiettivo è quello di ritrovarvi a gambe tese, che o toccate il terreno o che molleggiate dolcemente, sempre con il respiro, che cercate di andare proprio a toccarla. Da qui molleggio, o tengo o chiudo del tutto. Ok, piego le ginocchia e vado a srotolare verso alto, adesso mi si taglierà fuori dal video e vado ad aprirmi. Ok, poi possiamo ritornare anche verso terra. Da qui, ragazzi, adesso ci mettiamo distesi aperti, ok? Io devo indietreggiare un pochino perché sono molto contro il muro.
teniamo un braccio teso in fuori. Vabbè, partiamo così, ragazzi, in questa maniera. Ci apriamo, un braccio lo richiamiamo per spingere verso il basso, l'altro braccio lo teniamo teso in fuori, se è magari, oltre che teso, anche un pochino rialzato, richiamiamo il braccio, da qui andiamo ad aprirci e andare come a guardare verso l'alto, ok? In questa maniera qua, andando ad aprire bene la zona del petto e della spalla. Facciamo 20-30 secondi, poi da qui richiamiamo, e riposiziamo il braccio, l'altro lo appoggiamo e andiamo ad aprirci in questa maniera. Adesso partiamo sdraiando la schiena e via. Altra posizione invece, andiamo ad aprirci, diciamo, così sempre belli aperti, braccia tese verso fuori, adesso non riesco qui, c'è un muro per l'inquadratura, da qui andiamo a chiuderci portando l'altro braccio verso l'alto e mantenendo l'altro braccio disteso ci dobbiamo trovare praticamente in questa posizione qua, ok? Con il braccio che sta sul nostro collo, non ci dobbiamo spingere, strozzarci, ragazzi, ma ci dobbiamo appoggiare, ok? L'altro braccio ci aiuta a chiudere il più possibile la posizione e di andare, diciamo, proprio a sdraiarci verso il terreno, ok? Dobbiamo tirare la zona della schiena, le scapole, i dorsali e così via, ok? Quindi poi anche l'altro lato, prendiamo abbastanza un pochino. Mi allungo e vado a chiudermi in questa maniera qua e manteniamo le posizioni per 20-30 secondi sempre, poi mi apro nella stessa maniera, ok. Ultime cose, ragazzi, ultime tre cose, andiamo a prendere testa dietro, chiudiamo, buttiamo fuori con le scapole, chiudiamo con i gomiti dentro. E andiamo a spingere, diciamo, non dobbiamo proprio tirare, dobbiamo accompagnare dolcemente verso il basso e lavorare su tutta la zona del collo barra scapola, barra trapezio, del tuo scapolo e trapezio. Ok, 30 secondi, poi ci rimettiamo e andiamo a prendere la testa con il braccio dove andiamo a tirare la zona del collo, spingiamo verso il basso come per toccare il terreno e andiamo ad allungare la zona del muscolo. Facciamo 20-30 secondi e poi dolcemente la riaccompagniamo e andiamo dolcemente a tirare l'altra parte, ok? Dobbiamo sempre pensare di spingere verso il basso con l'altro braccio o di andare a toccare il terreno. 20-30 secondi e poi, ragazzi, abbiamo finito. Questo, ragazzi, era uno stretching generale per tutto il corpo. Se vi è risultato tranquillo e facile, magari la sera vi state guardando un film, siete addirittura andando al lavoro o qualsiasi altra cosa, potete farlo anche per mettervi un minuto per ogni posizione. Vedrete che a furia di farlo ne avrete proprio dei bei benefici, il corpo più rilassato, dormirete anche più tranquilli e siete molto più, diciamo, freschi, se possiamo dire così. Niente, ragazzi, allora, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto e mi raccomando, ragazzi, bene ogni posizione, controllare il respiro, andare ad allungare, molleggiare magari le prime volte se abbiamo difficoltà e fateci sapere con un commento sotto i vari social, che sia Instagram, Facebook o YouTube, cosa ve ne pare e come vi è sembrato e lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per essere stati qua con me, ragazzi, ciao!